30 seconds to go. Siamo con Luca Martini, sta facendo una bellissima prestazione, un pilota eclettico, spazia dall'elettrico allo scoppio. Bene, raccontami come ci sta andando questa gara. Allora, siamo partiti con le prove, abbiamo avuto qualche problemino tra cambio, frizione, da sistemare un po'. Essendo il cambio nuovo abbiamo avuto qualche problema. Alla fine abbiamo cambiato motore, abbiamo rimesso il cambio vecchio, abbiamo sistemato un attimo la frizione e siamo riusciti a fare un'ottima prima qualifica. Abbiamo fatto bene nelle controllate, che era una cosa molto importante da fare, e nella prima qualifica siamo partiti subito forte. Nella seconda, che sarebbe stata la prima di questa mattina, la pista che era abbastanza fresca, abbiamo fatto abbastanza bene. Nella terza abbiamo avuto qualche problemino, perché ho sbattuto nei box, però siamo riusciti un po' a recuperare con l'ultima, cioè con la quarta, che abbiamo fatto un buon tempo. E adesso speriamo di far bene nell'ultima e di fare un buon tempo anche lì per recuperare un po' di punti, per alzare un po' di punti. Cosa vorresti che facesse il tuo modello magicamente in quest'ultima qualifica? Il modello niente, il problema è il pilota, bisogna restare concentrati e cercare di non sbagliare niente, perché qua siamo molto sui decimi, siamo tutti molto vicini, e perciò bisogna cercare per forza di fare bene in tutte le maniere. Tu sei un ragazzo tranquillo e ho visto quando guidi non sei uno che si fa prendere, quindi sicuramente farei un'ottima prestazione. Speriamo di sì, grazie. Insomma, bisogna stare calmi e guidare puliti, perché oggi la pista è abbastanza scivolosa rispetto a ieri. Cosa consiglieresti a un pilota neofita che usa il tuo stesso tipo di modello in una situazione come questa in cui la pista appunto è scivolosa? Allora, in questo caso dove abbiamo una situazione di gara di monogomma, l'unica cosa che si può fare magari è usare una carrozzeria con un più carico aerodinamico. Io uso una carrozzeria un pelo più aggressiva perché il mio stile di guida è così. E uso la carrozzeria L'Extreme, la Strong, l'ultima che hanno fatto. Si può usare benissimo un R18 che è un po' meno aggressiva e tiene un filo di più dietro, in modo che la macchina sia un po' più precisa e si possa usare di più il gas in uscita di curva. Va bene, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo e speriamo di riaverti qua domani magari con una bella cosa nel carniere. Crepi il lupo. Ciao.